L'attivo dei delegati CGIL alla Pala d'Andrea di Ravenna è stato il momento per fare il punto sulla situazione lavorativa tra precariato, cassa integrazione e le tante difficoltà che si stanno vivendo. Come sta andando? Beh, la situazione nel nostro paese è una situazione complicatissima, nel senso che siamo in una crisi che ha registrato negli ultimi 3 anni 3 miliardi e 300 milioni di ore di cassa integrazione. Sono i lavoratori coinvolti, assieme alle lavoratrici sono centinaia di migliaia, e se non c'è un'inversione di tendenza il rischio di disoccupazione è ancora molto alto. La novità che ha cambiato il governo, diciamo, è un segno importante di discontinuità, sia perché il nostro paese può riaccreditarsi nei confronti dell'Europa e dei mercati, sia perché si possano finalmente fare le scelte che da tempo noi chiediamo. Scelte che coniugano il rigore e l'equità, e nell'equità si decida finalmente di far pagare chi non ha mai pagato. Noi continuiamo a dire che una tassa patrimoniale può essere la via per recuperare risorse da investire per la crescita e soprattutto per un grande piano per l'occupazione giovanile.